Due inaugurazioni contemporaneamente nell'area di Castel Capuano, l'apertura della porta bassa del castello recentemente restaurata ed uno dei due nuovi chioschi della rete informativa turistica a cura dell'assessorato alla cultura e al turismo, l'altro è stato aperto in piazza Cavour. Assassini, 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 assassini e traditori, con me, nel buio di questa cella. La porta bassa del castello, riaperta con una visita teatralizzata, offre ora la possibilità di attraversarlo e di trasformare l'assetto urbanistico dell'area, consentendo a cittadini e turisti di riappropriarsi di un monumento ricchissimo di storia e di tesori artistici, visto come un passaggio verso via Tribunali e non più come una barriera. È il segno di una riapertura di un percorso antico che andava dal percorso più generale che dall'Italia meridionale, quindi dalle Puglie, dalla Calabria, percorreva chi arrivava a Napoli e naturalmente passando attraverso la porta e attraverso il castello si riconnetteva con uno dei punti nodali della città rinascimentale. E quindi abbiamo recuperato uno dei vecchi percorsi che portano dall'esterno verso l'interno della città e verso l'interno delle sue architetture più rappresentative. I nuovi chioschi nelle due piazze del centro serviranno a conoscere meglio le vie del turismo e della cultura a Napoli e si aggiungono alla rete di InfoPoint che comprende già Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino, il Pan, la Chiesa di San Severo Via Duomo e due campi itineranti. Dopo la dipartita del Tribunale, questa zona è diventata terra di nessuno, terra di conquista, con un disagio economico e sociale. Aprire questa porta, mettere questo infopoint vuol dire la rinascita, l'inizio della rinascita di questo territorio. Il senso di questo infopoint a Porta Capuana è dietro la porta bassa del Castello Capuano, è importante per la città perché crea un passaggio attraverso il castello tra Porta Capuana e il centro storico di via dei Tribunali, crea un punto informativo che guarda la stazione centrale e soprattutto può essere trainante per il territorio, per gli abitanti, come punto di riferimento di quello che è lo sviluppo che deve avere Napoli, città di cultura, di arte e quindi di turismo.